Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Maggioranza. Isabella Ciotti, raccontaci un po' come si è chiuso l'organigramma delle 5 società partecipate più importanti. Buongiorno Francesco. Sì, partiamo dal fatto che appunto vediamo subito la dichiarazione che ha fatto Giorgia Meloni ieri, che ha rivendicato quanto queste scelte siano state basate sulla competenza e non sull'appartenenza. Guardando la lunghezza di queste trattative, chiaramente, e anche i risultati, gli esiti di queste trattative, viene da pensare che qualche discussione sull'appartenenza ci sia stata. Lo vedremo più tardi. Intanto parliamo del perché sono così importanti le partecipate, perché la politica è così interessata. Te lo spiego con una foto, anzi due foto. Questa, 1957, il fondatore dell'ENI, Enrico Mattei, con lo Scià di Persia, in occasione di un accordo attraverso il quale l'Italia e l'Iran decisero di avviare una campagna congiunta di esplorazione in territorio iraniano. A destra, questa foto è molto più recente, la conosciamo bene, siamo in Libia, qui abbiamo Claudio Descalzi con Giorgia Meloni, la vedete dietro, che firma un accordo per potenziare due giacimenti, per inaugurare due giacimenti e potenziare la produzione di gas in Libia, anche in vista di esportazioni, perché sappiamo che con il famoso piano Mattei Giorgia Meloni vuole diventare uno snodo centrale verso il nord Europa. Quindi queste foto ci spiegano benissimo quanto queste partecipate siano strategiche, perché rappresentano settori strategici che, come vediamo, hanno fatto proprio un pezzo anche della storia italiana, un pezzo della storia delle relazioni internazionali. Isabella, mi viene da dire, a partire dalla foto che ci hai mostrato, una parte della politica estera di questo paese passa attraverso le partecipate, in particolare l'ENI. Esatto, l'ENI è centrale e non a caso Claudio Descalzi, che è in ENI e amministratore delegato dal 2014, è stato riconfermato, perché il dossier che ha in mano Descalzi, quindi l'emancipazione dalla Russia e l'approvvigionamento energetico in tempi di guerra, è chiaramente il dossier più pesante, troppo pesante per non far valere il bisogno di continuità di cui tanto si è parlato in questi giorni. Accanto a lui abbiamo il Giuseppe Zafarana, che è l'attuale comandante della Guardia di Finanza, e anche lui ha una storia nel corpo militare ed è una persona che affiancherà, il suo nome era stato fatto anche per Leonardo, per esempio, che è un'altra società molto strategica, lo vedremo, che molto spesso ha a che fare anche con i servizi segreti, per cui molto spesso ci sono cariche militari. La partita su cui è arrivato il famoso compromesso cui cennavi prima è quella sull'altro colosso dell'energia italiano, Enel. Vediamo subito la foto di Flavio Cattaneo, che è stato il nome spinto soprattutto dalla Lega. Qui c'è proprio un ticket Lega Forza Italia, Flavio Cattaneo come amministratore delegato e come presidente Scaroni. Flavio Cattaneo, lo sappiamo, è stato direttore generale della RAI, è stato amministratore delegato, lo è tuttora, di Italo, è stato anche amministratore delegato di Telecom, quindi ha un'amicizia anche con Matteo Salvini. E l'altro nome, che è stato un nome al centro delle polemiche di questi giorni, è quello di Paolo Scaroni, il presidente invece di Enel. Perché è un nome così discusso? Intanto anche Paolo Scaroni è la dimostrazione di come molto spesso queste nomine siano effettivamente appannaggio del Presidente del Consiglio. Fu da Presidente del Consiglio che Berlusconi scelse Paolo Scaroni prima alla guida dell'Enel e poi alla guida di Eni. Ed è proprio la storia di Paolo Scaroni all'Eni che ci racconta e ci spiega un po' meglio i dubbi che c'erano in questi giorni da parte di Palazzo Chigi sul suo nome. Perché fu Paolo Scaroni nel 2006 a firmare un contratto con Gazprom, la società russa, con la quale ancora abbiamo contratti che rimarranno in vigore e ci legheranno l'approvvigionamento russo fino al 2036. L'altro asset strategico, forse il più importante dopo l'energia, è la difesa, la sicurezza all'aerospazio. Qui Meloni veramente l'ha spuntata, cioè Meloni qui voleva a tutti i costi Roberto Cingolani, che è suo consigliere per l'energia a Palazzo Chigi. C'erano molti dubbi sulla sua figura, perché lui è uno scienziato più che un manager, ma ha dimostrato doti importanti da ministro per la transizione ecologica nel governo Draghi, ed è una figura che piace un po' a tutta la politica, perché è stato gradito da Beppe Grillo, a Renzi, alla Meloni anche oggi. Accanto a lui Stefano Pontecorvo, un diplomatico di lunghissimo corso, è stato altro rappresentante della NATO in Afghanistan e anche, come dicevo prima, di solito sono figure più appartenenti agli organi militari, quelli che si occupano della presidenza di Leonardo. Questa è sicuramente una novità che ci dice qualcosa anche su quello che diciamo prima, la diplomazia, l'importanza delle relazioni
relazioni internazionali per queste industrie così strategiche per l'Italia. Andiamo avanti. Completiamo molto, il quadro molto con le velocemente. Ultime due. Andiamo su Poste, anche qui la conferma della continuità. Matteo Delfante, l'amministratore delegato, stava portando avanti un percorso di digitalizzazione della pubblica amministrazione per portarla nei piccoli comuni italiani soprattutto. E al suo fianco Silvia Rovere, ha un nome abbastanza nuovo, che si dice sia entrata in quota Giovan Battista Fazzolari, quindi comunque Fratelli d'Italia. Chiudiamo con un altro, c'è una casella che ancora diciamo balla, è la casella di Terna, e prima ti faccio leggere questa frase di Meloni molto importante che disse l'8 marzo: la vera sfida è avere il primo amministratore delegato di una società partecipata statale donna, e disse: questo è uno dei miei obiettivi. In queste ore potremmo veder portato a compimento questo impegno con la nomina di Giuseppina Di Foggia ad amministratrice delegata, o amministratore delegato, anzi dovremmo dire, certo, di Terna. Una passione per la musica, per il canto, ma anche per le telecomunicazioni. Viene da Nokia Italia ed è una figura molto apprezzata da Giorgia Meloni. Si diceva che fosse amica della sorella, poi la premier ha smentito. E al suo fianco Igor De Biasio, nomi ancora da confermare, attualmente consigliere in Rai per in quota Lega. Sono nomi da confermare, ma se fossero confermati avremmo veramente questa prima donna. Grazie Isabella Ciotti. Francesco Storace.